fare gli esami del sangue. Oggi è il 5 settembre, niente. Vado prima a fare gli esami del sangue e poi la visita olistica. Subito dopo sono tutta andata in palestra, mi sono allenata con la mia bellissima corda. Devo dire che, vabbè, da queste clip sono migliorata effettivamente tantissimo. E ho sempre cercato, insomma, soprattutto a inizio settembre, di ritagliarmi un buco per potermi allenare. Ebbene sì, poi mi sono presa il nuovo profumo di Prada, Paradox, sponsorizzato da Emma Watson. Allora, con questi bellissimi capelli che mi sono fatta i bigodini così, volevo farvi vedere il pacchettino che ho preso di Prada. Poi, vabbè, i campioncini che mi ha regalato, ma cioè anche qua, cacchiarola. Uno spende 125 euro ed è Sephora e ti dai 3 campioncini. Vabbè, tendiamo un velo pietoso a questa cosa. Questo è un siero di Kenzo. E questo in realtà l'ho sentito, questa profumazione, perché anche questa è nuova, però cioè nel senso, sì, buono, però. E invece questa qui sarebbe una maschera per il mio famoso compleanno, che l'ultima volta che sono andata da loro mi dovevano dare sto benedetto campione, che poi alla fine non mi hanno dato, e invece oggi l'asciura era magnanima e mi ha dato sto campioncino per il compleanno che ho fatto a giugno. Se non fosse solo perché avevano questo profumo, non sarei mai andata da Sephora a prendere le cose. E comunque avevo lo sconto del 10% e questo qui è Paradox, il profumo che sponsorizzava Emma Watson, e infatti. Tra l'altro ho preso la versione da 90 ml perché avevo lo sconto, ed effettivamente così ho pure risparmiato, per dire. Madonna mia, è troppo buono sto profumo. Guarda che bello il pack, amore. Cioè, è buonissimo. A parte che io in questo momento sento lo zampirone. Oh mio Dio, troppo buono, veramente, ho fatto una buona scelta. Buongiorno, oggi è il 6 settembre, martedì. Niente, stamattina vado a lavoro purtroppo, e però, cioè, sono veramente delle poche ore che faccio, perché tecnicamente io sarei ancora in ferie e in pratica devo coprire sti turni qua, insomma, questo paio di giorni che viene. E nulla, stanotte ho fatto il metodo del bigodino, quello là che si arrotola in testa, ecco, e quindi ho tutti questi capelli mossi. Vado a fare colazione dai miei. Basta, sono già stanca. Poi appena finisco vado in palestra, e è grigissimo stamattina. Ieri ho fatto un sacco di cose, cioè mi sono fatta gli esami del sangue, visita oculistica, ho fatto un sacco di eventi, di cose, quindi non sono stata tanto là a vloggare, a fare. Però vabbè, insomma, oggi già per esempio è un po' più tranquillo e vedremo. Anche perché oggi ufficialmente mi iscrivo al master, quindi insomma, appena finisco di lavorare vado in palestra, mangio e poi torno a casa e faccio tutte le mie cose, ecco. Fanciulli, allora niente, sono appena arrivata a Milano. Mamma mia, scusatevi i capelli, cioè, tra l'altro ho messo appunto sti bigodini, ma sto ciuffo è rimasto fuori, quindi è tutto sbilenco. Niente, vado a lavoro, sarò lì fino alle 12, quindi mi porto già la borsa della palestra, perché così almeno dopo vado direttamente in palestra. Ma i boccoli sono stupendi, cioè fatti così, con il bigodino a salsicciotto. Altro giorno di palestra. Piena di roba, tra lo zaino, questo, cioè, vabbè, ci vediamo dopo. Ho fatto 16 secondi pausa o ero ancora 30 secondi pausa, ma mi sa 16 secondi, ebbene sì, insomma.
E faccio un rumore della Madonna di solito quando mi alleno, però mi piace troppo saltarla la corda. Mercoledì 7 e niente. Fanciulli, allora stamattina è successo il disagio. Praticamente stamattina mi sono svegliata, io dovevo andare a lavoro. Vado a lavoro e ci ritroviamo in turno in tre infermiere. In tre. Ovviamente è rimasta una nostra collega, noi, cioè io e un'altra mia collega ce ne siamo andate. Ovviamente queste ore sono pagate, quindi niente, io mi sono ritrovata improvvisamente a Milano la mattina a non dover fare niente, però la cosa che, importante che ho fatto è che vi ho registrato un video, punto numero uno. Punto numero due, mi sono iscritta al master online e vi svelo insomma il master che andrò a fare. Non c'entra niente con il mio corso di laurea, però ero molto interessata all'argomento ed è il master in digital marketing e social media. Quindi finalmente mi sono iscritta, ho fatto il bonifico, il pagamento, cioè tra l'altro ho avuto pure uno sconto, quindi per fortuna il pagamento sarà diviso in 5 rate e niente, quindi questo è quanto. Ho fatto due robe al computer e adesso invece vado in palestra e poi mangio. Sistemo due cose, vi carico un video e poi torno a casa. Perché stasera io e Marco festeggiamo i 4 anni di anniversario che saranno domani, l'8 però. L'8 io in realtà resterò a Milano perché tra l'8 e il 9 la Altro sera allenamento sto a con la Milano perché il 9 corda poi andiamo alla e chemia, c'è da quindi dire che io all'inizio riesco sempre a non mi tenere il conviene fare passo poi avanti e verso la indietro. fine inizio a perdere un po' fiato, sbaglio, mi distraggo e mi sono anche accorta che questo c'è cioè, sport, perché alla fine è uno sport, è anche molto di concentrazione, vi giuro, dovete tenere un'attenzione e una concentrazione nella cosa più bella che ci possa essere perché così mi permette di non pensare, mi permette di sfogarmi, insomma. Fanciulli, non potete capire la gioia che ho in questo momento. Vabbè, a parte il fatto che sono sudatissima, cioè voglio mangiare e farmi una doccia qua dai miei perché ho i capelli lerci, cioè sono bagnatissimi. Solo che non so se a sto punto lavarmeli stasera perché stasera io e Marco usciamo a cena perché festeggiamo i 4 anni, cioè domani è l'8, ma festeggiamo stasera perché appunto poi tra l'8 e il 9 resto a Milano perché il 9 mia mamma ha la chemio. E a parte che mi è arrivato un pacco Amazon che devo ancora impacchettare, ma è una cavolata, vabbè, gli ho preso un pensierino sperando di non rovinarlo, però vabbè. E comunque sono riuscita a fare in palestra i salti incrociati e cioè non potete capire la soddisfazione di fare l'incrociato, perché all'inizio dicevo, ma come cacchio fanno tutte queste persone a fare questi cavolo di salti, fanno proprio le coreografie. Allora mi ci sono messo, ho fatto i miei 15 minuti da un minuto, ho diminuito un po', perché così resisto un po' di più, ho notato, un minuto di corda, di fila e poi 30 secondi di pausa. In realtà l'ideale è allungare sempre di più, diminuire la pausa, però secondo me sono ancora troppo acerba per questo. E poi ho iniziato a fare altri salti, cioè un piede, adesso non mi ricordo neanche i nomi onestamente, però sono riuscita a fare quello incrociato e vi giuro che era da mo' che lo bramavo, perché dicevo, cacchio, anch'io lo voglio fare, anch'io lo voglio fare. Mi sono tirata la corda ovunque e non
potete capire, cioè c'ho un taglio sulla mano, me la sono tirata dietro sulla schiena in testa, però alla fine ce l'ho fatta. Amo piano, no, amo piano, piano, non rompiamolo prima del dovuto. Quindi è una cosa delicata, se dite non rompiamolo. Era un qualcosa in vetro o in qualche altro materiale fragile. Ma va. Come ho detto, ho regalato un avocado in vetro. Sì, vabbè. La rosa di vetro. La rosa di vetro, forma di avocado. Era qualcosa che mi rende all'alcol, ma non so perché. No? Mi rende all'amore. Cos'è la madre vasca come l'ultima volta? Non l'ho guardato, Lo giuro che non l'ho impacchettato io. Che cazzo siamo? E boh. Poi quando? Oh, che carini! Ti piacciono? Sì! Vedere. Questo è mio. Questo è tuo. Mio. Ti piace, amore? Sì, belli! Speriamo di non spaccarli. Spero di non spaccarli. Ok. Perché tu non hai mai spaccato niente. No, te le palle ogni tanto. Ma questi li mettiamo... Ah, perché è un video, non è un time lapse. Ah, pensavo fosse un time lapse. Allora mi parli, ci metti tipo Ti piace? Sì, bella. Bellissimo. È un po' buio. No, poi ci mangiamo, nonna. Non si vede più niente, amola. Siamo stati in questo ristorante che si chiama Pinuccia Mare, bellissimo, cucina di pesce, e abbiamo assaggiato il pane carasau al mirto direttamente dalla Sardegna, poi tagliolini all'astice, tagliolini freschi, e poi ci siamo fatti in due un branzino con le patate, le olive e i pomodorini. Giornata degli esami del sangue di mia mamma, qui stavamo facendo colazione post esami, prechemio. Allora, fanciulli, siamo a casa, buondì, e niente, stamattina ho fatto un po' di giri in centro con mia mamma dopo gli esami e sono andata ad aprirmi un conto corrente filippino. Vedremo. Adesso in realtà all'una dovrei avere la prestoterapia e volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto da Primark. Vabbè, a parte che ho preso questa borsina meravigliosa che mi piace troppo, che ho pagato 4 euro. Mi piace un sacco, vabbè, a parte il colore o forse un po' sgargiante, però è abbastanza grande e mi piace. Sapete che io due cose adoro nella vita, ovvero Snoopy e Mickey Mouse, quindi questo. Poi ho preso questi e per l'arrivo della bimba di mia cugina, che erano troppo carini, come facevo a lasciarli là? Magari glieli do un po' più avanti perché vabbè, adesso, cioè, dovrebbe nascere a dicembre, ma quanto sono carini, sono troppo bellini, no, mi piacciono troppo, ve lo giuro, cioè, vabbè. E poi ho preso questa cosa che quando l'ho vista ho detto oh mio Dio, no, assolutamente gliela devo prendere, cioè lo so che per i primi mesi berrà solo latte, però mi sono portata un po' avanti. Mama's Little Cloud. No, ma raga, è troppo bello. Cioè, bellissimo. Bene, poi dentro questa borsa c'è altra roba. Vabbè, a parte questo che è un ventaglio che ci hanno regalato in banca. E cosa ho preso? Ah sì, ho preso per un euro questi pacchi di ghiaccio. In forma di... come si dice? Di fragola, tipo. Non so se... Eccolo qua, si vede, sì. Per mia mamma.
Abbiamo preso questo, che dovrebbe essere una matita sempre per le sopracciglia, perché sapete che lei, facendo la chemio, ha perso sia le sopracciglia che le ciglia, però almeno le sopracciglia se le può disegnare. Boh, adesso devo vedere sta roba se funziona, come funziona soprattutto. Poi mi sono presa questo per la palestra, perché stavo utilizzando il lucchetto invece suo, e quindi sì. Poi mi sono presa queste beauty blender piccoline, che le ho pagate 3,50€, un cavolo praticamente, e queste qua mi interessano soprattutto per correttore. Ma vediamo. In realtà non utilizzo una beauty blender da una vita, però. Poi questa è una cagata che ho comprato, raga. Ciao, quanto è carino. Allora, in realtà mi interessava. E poi ovviamente sono andata a fare la mia seduta di pressoterapia senza bendaggi a sto giro. E devo dire che anche proprio per i muscoli, con il fatto che mi sto allenando tantissimo, mi aiuta tanto, ma davvero tanto sto macchinario qui, quindi soddisfatta. Ho appena finito la pressoterapia e cioè, vabbè, sto tornando a casa, ma mi sono addormentata come una pera cotta proprio. Infatti penso che adesso mi prenderò il caffè e poi vado in palestra, perché cioè, mamma mia, che blocco. Sabato 10, oggi vado a lavorare, vado a Milano che ho la mia chirurgia, e però penso che prima andrò ad allenarmi. Fanciulli, allora io sono tornata da lavoro, sono andata a prendere gli enzimi digestivi appunto per l'intolleranza al lattosio. Vi farò sapere prossimamente come andrà, tanto comunque ho prenotato la visita dal nutrizionista, insomma, e devo capire più che altro cioè cosa mangiare, quando posso sgarrare, quando, insomma, ecco, non tanto, sì, anche per una questione di peso, ma proprio per imparare anche ad assumere proprio una sana alimentazione, perché veramente nell'ultimo anno è stato un disastro, letteralmente un disastro. Comunque, niente, io ho lavorato, di solito al sabato lavoro col dermatologo, che facciamo delle prestazioni chirurgiche, di dermochirurgia appunto, e niente, quindi basta. Adesso dovrò tornare a casa, perché io ovviamente attualmente sono a Milano, e ho paura perché c'è la Formula 1 e secondo me non tornerò a casa così tanto presto, vedremo. Comunque, non so cosa sia venuto nel vlog, onestamente questa settimana è andata un po' così, doveva essere una settimana di ripresa, ecco. Oggi alla fine non mi sono allenata e non ho intenzione di allenarmi, al massimo vado domani mattina, scendo presto, mi sveglio un po' prima e scendo, e perché a parte che mi fa malissimo la gamba destra, non so come mai, ma secondo me è perché cioè ci sto dando troppo dentro e devo un attimino anche lasciar riposare proprio il corpo. E niente, insomma, quindi questo è quanto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Noi abbiamo passato il weekend a mangiare, riposarci. Ci siamo guardati purtroppo la Formula 1, perché effettivamente non potevamo andare da nessuna parte la domenica. Quindi a pranzo ho cucinato questa pasta. Poi siamo riusciti più o meno a vedere gli aerei tricolore. E poi la sera Marco mi ha deliziato di questi panini buonissimi, vi giuro, erano di una deliziosità, li ha fatti lui per evitare appunto di ordinare su Just Eat.